Ciao, buonasera e auguri buon anno a tutti. Purtroppo questo primo video del nuovo anno va a parlare di un tema molto drammatico, che è il tema della guerra. Non ci sono novità importanti per quanto riguarda la politica italiana. La vera novità, se non a dire il vero, figuracce fatte anche in tema di politica estera, la novità veramente importante è l'omicidio, l'assassinio del generale iraniano Soleimani, operato, avrebbe detto lo stesso Trump, su ordine dello stesso presidente degli Stati Uniti d'America. Cosa c'è dietro tutto questo? È difficile davvero ricostruire la faccenda, ma una mia idea io me la sono fatta. E purtroppo questa idea ha a che fare con il davvero nocivo impeachment a cui è stato sottoposto il presidente Trump per opera di una frode, di un falso come quello dell'Ukraine Gate. Vi sono delle responsabilità da parte dei democratici, da parte del cosiddetto partito della guerra, fortissime in relazione a questo attacco intorno a Soleimani. Trump di fatto è sotto ricatto. Dobbiamo partire appunto dalla votazione che c'è stata a fine anno da parte della Camera degli Stati Uniti d'America, quando il Partito Democratico, avendo la maggioranza, di fatto ha votato per l'impeachment di Trump. Ora le sorti di Trump si decidono dove? Al Senato. Vi avevo detto durante l'ultimo video che se il risultato alla Camera era piuttosto scontato, non lo era quello al Senato. Perché? Vi avevo detto che secondo molti osservatori la votazione da parte dei repubblicani era scontato che sarebbe stata una votazione favorevole al presidente americano. La mia opinione invece a questo riguardo era diversa, cioè avevo l'idea che qualche sorpresa invece vi potesse essere, perché i repubblicani, ricordiamocelo, hanno un'ala forte, neocon, neoconservatrice, che sostiene dai tempi del presidente Bush Junior, sotto l'influenza degli straussiani, che sostiene l'idea dell'ordine unipolare, l'idea del Manifest Destiny che, così come fu coniato dallo Sullivan nel XIX secolo, gli Stati Uniti appunto avessero un manifesto destino di essere il poliziotto del mondo, di essere i salvatori del mondo. Questa idea dell'ordine unipolare confligge oggi con cosa? Con l'emergere di due grandi potenze, la rediviva Russia sotto Putin e la nascente, oramai consolidata, Cina. Un ordine multipolare che in realtà, a mio modo di vedere, garantisce maggior equilibrio, una gestione dei poteri a livello geopolitico internazionale più equa, più giusta rispetto a quella che un solo soggetto potrebbe compiere. Cosa si è trovato di fronte Trump nelle ultime ore? Di fatto un ricatto da parte degli stessi repubblicani che seguiva quelle famose parole di cui nessun media occidentale, almeno tra quelli diciamo mainstream, ci avesse parlato. Le parole che Trump pronunciò circa 3 mesi fa, quando fece presente durante un incontro di fronte a propri sostenitori della sua intenzione di voler ritirare le truppe americane da importanti aree del Medio Oriente, dopo averle ritirate dalla Siria.
questo non è gradito al partito della guerra, non è partito alle grandi corporation delle armi, non è gradito ai neocon, questi soggetti, non è gradito al deep state, questi soggetti tutti insieme rappresentano il partito della guerra. Di fatto i repubblicani, bastavano poche defezioni votanti insieme al Partito Democratico, hanno posto sotto ricatto Trump. Se davvero continui su questa linea, che non sostiene più la politica del cambio di regime sostenuta, coniata sotto Bush Jr. da parte dei neocon e portata avanti da Obama, bene, se non sostieni più questa politica e pensi di poter ritirare le truppe ancora come fatto con la Siria, ricordiamoci che l'impeachment, l'Ucraina Gate scoppia dopo che Trump ritira le proprie truppe dalla Siria, noi ti votiamo contro, votiamo insieme ai democratici e l'impeachment si perfezionerà. Il tuo secondo mandato non soltanto salterà la possibilità di un tuo secondo mandato, altresì sarà il primo presidente degli Stati Uniti d'America che si troverà perfezionato un impeachment. Trump di fatto ha accettato l'agenda impostagli dal deep state, dal partito della guerra, per assicurarsi la sua rielezione. Questo è stato il suo primo vero, fra l'altro gravissimo, errore in politica estera, perché fino ad oggi la politica del pugno duro, dell'alzare molto la voce, dell'abbaiare, del can che abbaia non morde, aveva pagato. Lo avevamo visto con l'Iran, lo avevamo visto con la Corea del Nord, lo avevamo visto in altre circostanze. Adesso che Trump in realtà non creda a questa soluzione della guerra perpetua, così come desiderata dai neocon, così come desiderata dal deep state, dal partito della guerra, lo dimostra il fatto che in realtà ha già sostenuto tutt'altre cose dopo questo attacco. Ha minacciato la distruzione di altri 52 siti iraniani, ma in realtà poi è ritornato subito sui suoi passi nel momento in cui l'Iran stesso ha reagito colpendo delle basi irachene e americane in Iraq. Non è casuale che l'Iran stia facendo sul serio nel momento in cui in queste ore, a poche ore da un ulteriore tragico fatto, un aereo ucraino è precipitato partendo da Teheran. Secondo i nostri media occidentali, secondo quanto ricostruito dalle stesse autorità, si tratterebbe non di un atto terroristico, ma è piuttosto improbabile che a poche ore dall'omicidio, dall'assassinio di Soleimani, con partenza da Teheran, dalla capitale quindi dell'Iran, un aereo ucraino abbia un incidente. È davvero poco probabile, molto più plausibile che si sia trattato di un atto di rivalsa da parte dell'Iran, rispondendo all'invito rivoltogli da Khamenei, dalla guida spirituale iraniana, che è andata a colpire appunto una di quelle forze che oggi è legata alla NATO e che quindi sostiene, diciamo, le linee degli Stati Uniti legati a questo partito della guerra. Ricordo che l'Ucraina, così come la conosciamo oggi, è frutto di un golpe guidato dall'amministrazione Obama con intervento diretto di Victoria Nuland, che era la figura di riferimento dell'amministrazione americana in Ucraina per attuare questa operazione di golpe, di scollamento dell'Ucraina dalla influenza russa. Quindi questo è il quadro che abbiamo davanti.
questo errore compiuto da Trump, questa accettazione, diciamo, di questo diktat provenientegli dal partito della guerra, rischia davvero di costargli caro, di costare caro all'umanità. Se questo è l'appello che ha rivolto, per esempio, nelle ultime ore Helga Zepp-LaRouche, lo Schiller Institute, se Trump non si mette intorno a un tavolo insieme a Xi Jinping, insieme a Vladimir Putin, c'è davvero il rischio dell'avvio di una stagione di guerra molto molto pericolosa, che non coinvolgerà soltanto la zona medio orientale, ma che probabilmente rischia di coinvolgere aree del pianeta molto più vaste. Quello che dobbiamo auspicare è che, appunto, Trump a questo punto si metta intorno a un tavolo con Putin e Xi Jinping, consapevole del rischio stesso che adesso correrà di fronte al Senato, con defezioni interne al Partito Repubblicano, che voteranno insieme al Partito Democratico e che porteranno all'impeachment del presidente americano. Laddove questo avvenga, Trump si sarà comportato come un eroe, ben pochi gli riconosceranno questo atto, ma probabilmente avrà evitato una terza guerra mondiale. Vi ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo presto, state bene e di nuovo buon anno a tutti.